La storia del ritrovamento a Olbia e dell'identificazione dell'unico reperto archeologico finora attribuibile all'opera del più grande scienziato dell'antichità, Archimede di Siracusa, parte da lontano. Tutto inizia nel 1902, quando pescatori di spugne greci fecero nel fondale dell'isola di Antichitera una pesca veramente miracolosa, riportando in superficie una massa di ossidi di bronzo che si rivelò essere un insieme di ruote dentate, che è passata alla storia della scienza antica come il meccanismo di Antichitera. Il cosiddetto meccanismo, o calcolatore di Antichitera, è uno dei più strabilianti reperti dell'intera storia dell'archeologia mediterranea. L'oggetto faceva parte del carico di una nave, diretta tra l'80 e il 50 a.C., probabilmente dall'isola greca di Rodi verso Roma, che trasportava svariati altri materiali di grande pregio, come la statua di bronzo detta appunto Efebo di Antichitera, e destinati ad esponenti dell'aristocrazia romana. Il meccanismo, realizzato verso l'87 a.C., forse dallo scienziato Posidonio, è un complesso ingranaggio costituito da 32 ruote di bronzo con denti triangolari, contenuto probabilmente in una scatola di legno. Il funzionamento non è ancora chiaro in tutte le sue parti. Si ritiene ad oggi che girando una manovella posta su uno dei lati, si azionava l'ingranaggio interno, che a sua volta faceva ruotare due lancette lungo quadranti incisi su un altro lato della scatola, in modo simile a un orologio moderno. Le lancette rappresentavano il moto del Sole e della Luna lungo le fasi dello zodiaco, riportate su un quadrante. È probabile, inoltre, che il meccanismo calcolasse anche le fasi lunari. In altre parole, inserendo i dati, cioè i giri della manovella corrispondenti ai giorni, la macchina dava direttamente le informazioni attinenti sui moti dei corpi celesti. Si tratta perciò, da un punto di vista concettuale, a tutti gli effetti del più antico calcolatore analogico conosciuto della storia, cioè un antenato dei nostri computer, perché è una macchina che calcola una risposta che il consultante non conosce. Un'altra strabiliante anticipazione della scienza moderna consiste nel modo di ingranamento delle ruote dentate, il cui avanzatissimo sistema, detto rotismo epicicloidale, è stato riscoperto solo nel 1841. Le conoscenze astronomiche, matematiche e meccaniche che stanno alla base del meccanismo sono il frutto della scienza greca, soprattutto del III secolo a.C., di quando cioè gli scienziati legati alla celeberrima Biblioteca di Alessandria d'Egitto, come Aristarco, Eratostene, Ctesibio, Archimede, Apollonio, avevano calcolato con esattezza il diametro della Terra, la distanza di essa dalla Luna, avevano scoperto la rotazione della Terra attorno al Sole e, probabilmente, il calcolo del moto planetario dei corpi celesti e altro ancora. Nell'estate del 2006 era in corso ad Olbia lo scavo dell'area dell'ex mercato civico, ubicata nel centro dell'abitato antico. Da uno strato databile alla metà del II secolo a.C., verso il 150, proviene un frammento di una ruota dentata di metallo che è ad oggi l'unico oggetto paragonabile alle ruote del meccanismo di Antichitera e che quindi doveva far parte di un oggetto assolutamente analogo. Quando è stato trovato ad Olbia questo ingranaggio, presentava i denti con un profilo triangolare, così come sono triangolari i profili dei denti dell'ingranaggio di Antichitera che risale al primo secolo a.C. Quindi già la scoperta di per sé è una scoperta importante perché va a retrodatare le conoscenze scientifiche che Antichitera presuppone di altri due secoli. Dopo il restauro però è emerso che questi denti non avevano un profilo triangolare, ma era curvo, una speciale curvatura. È chiaro che io nel momento in cui ho visto le foto ho pensato subito ai denti moderni, perché i denti moderni hanno uno speciale profilo curvo che non è altro una funzione matematica che rende l'ingranamento molto fluido
e quindi un ingranamento tecnicamente perfetto. Ho ricostruito al computer dei denti moderni con le stesse caratteristiche della ruota di Olbia, quindi parlo di numero di denti, diametro, eccetera, e ho sovrapposto i denti che avevo ricostruito io al computer con la funzione matematica con quello di Olbia. E c'è una coincidenza stupefacente, addirittura anche ingrandendolo diverse volte. Andando a misurare, io mi trovo una differenza nel profilo di meno di 3 centesimi. Una cosa impressionante. Questo significa che chi ha realizzato questo profilo aveva delle conoscenze matematiche e avveniristiche di almeno 20 secoli, perché il profilo matematico dei denti moderni è stato messo a punto da Eulero nel 1700. Per cui chi ha realizzato questi denti ha anticipato di quasi 2000 anni le conoscenze che noi attribuiamo ad Eulero. Un altro aspetto strabiliante della ruota di Olbia è la lega metallica, non bronzo come nel meccanismo di Antikythera, ma ottone. Esso, noto già dal VII secolo a.C., ma di difficile realizzazione, è molto più adatto del bronzo per costruire una ruota dentata. Le conoscenze scientifiche presenti in questo ingranaggio sono solo in parte applicate in quello di Antikythera. Ciò è da intendere come segno di rilevante e rapida decadenza del pensiero scientifico ellenistico, decadenza i cui effetti si protrassero fino all'epoca moderna.